Buongiorno, ben ritrovati, edizione speciale di Radio Basket per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C maschile, giunto alla sua undicesima giornata del girone di andata, con l'ostica trasferta per la Castellano Udas contro l'FBK Trani. Dopo la vittoria al Cardiopalma di domenica scorsa contro l'Invicta Brindisi per 76 a 73, arriva una sfida carica di significati e di emozioni a tinte forti. Da una parte per Ciccio Visaggio, ex bandiera udassina, la società nei giorni scorsi lo ha salutato con una lettera ufficiale per i meravigliosi anni trascorsi, culminati con la promozione in questa serie, ed il giocatore commosso ha ringraziato tutti. Dall'altra il ritorno di Carlo Mancini nella sua città, in cui per 10 anni ne è stato la bandiera. Lo stesso direttore sportivo che ha scontato 3 giorni fa la sua squalifica, in esclusiva per la notizia web.it, si racconta in questo emozionante ritorno. Oggi per me sarà una giornata speciale, non solo per l'ex Ciccio, al quale personalmente ho trovato ed ottenuto la soluzione Trani in primis per il suo bene, così troverà lo spazio che merita, ma soprattutto perché il Trani è la società nella quale io sono cresciuto cestisticamente e proprio con loro ho fatto il mio esordio da giocatore in C2. Quindi ritroverò oltre a Ciccio anche un sacco di amici miei concittadini, ma nei 40 minuti di partita difenderò i colori di Cerignola. Poi il direttore sportivo ritorna sull'incredibile vittoria con l'Invicta di domenica scorsa. In tribuna mi sentivo in gabbia, tant'è che nell'ultimo quarto mi sono spostato nei pressi della panchina avversaria ed è cominciata la rimonta. Ci credevo e credo in questi ragazzi sin dall'inizio, da quando li abbiamo scelti per far vestire loro la maglia dell'Udas. Non basta essere campioni, ma anche grandi uomini, dentro e fuori dal campo, e tutti i nostri ragazzi hanno queste caratteristiche. L'inizio della gara è fissato alle 20:30 al Palazzetto Tommaso Assi e la gara sarà arbitrata da Salerno di Tursi e Racanelli di Matera. Ma c'è tutta l'intera giornata del campionato che comincerà alle 20:30, eccezione fatta solamente per la partita di Terlizzi tra Terlizzi e Ruvo che comincerà alle 21. Questo dunque è il programma completo di questa sera: Castellana Basket Vasano, Invicta Brindisi Ceie, College Bari Castellaneta, FBK Trani Castellano Udas, Terlizzi Ruvo che comincia alle 21, poi Eagles Brindisi contro Poseidone Brindisi, Mora Lecce contro Andrea Pascà Nardò e poi Tecnomedica Bari contro il Santeramo. La classifica aggiornata prima di questo turno vede il Ceie in testa con 18 punti, a seguire al secondo posto Castellano Udas Cerignola, Nardò e Ruvo. E poi a 12 punti Terlizzi e Castellaneta. Bene, amici ed amiche, è tutto per quanto riguarda questo numero di Radio Basket speciale campionato di Serie C maschile. Naturalmente ci sentiremo domani per l'analisi di tutta l'intera giornata. Grazie per l'attenzione e da Mimmo Siena l'augurio di una buona giornata.